Siamo con la professoressa Marika Pane per parlare oggi di ISMA. Ecco, quali sono le nuove prospettive per il trattamento dei bambini con questo nuovo trattamento? Mi piace parlare di rivoluzione copernicana, di SMA 3.0, perché veramente siamo in un momento storico importante per la SMA, per la comunità scientifica, ma anche per la comunità dei pazienti affetti da atrofia muscolare spinale. Oggi, con l'apertura del trattamento anche alle tre copie del gene SMN2, possiamo dare la possibilità a tanti bambini che sarebbero diventati bambini affetti da atrofia muscolare spinale di tipo 2, quindi la capacità di stare seduti in maniera autonoma, ma non di camminare, di invece riuscire ad avere un'evoluzione e un miglioramento della qualità della vita straordinario. Quello che sappiamo dai dati pubblicati e soprattutto dai dati degli studi clinici è che i bambini con le tre copie trattati molto precocemente, quindi in fase, diciamo, prima che la malattia si manifesti, riescono ad avere le tappe dello sviluppo come i coetanei sani, quindi riescono a stare seduti in epoca, riescono a camminare entro i 18 mesi e soprattutto il follow-up che abbiamo di questi bambini negli studi ci fa vedere che a distanza di 6-7 anni mantengono queste capacità motorie e quindi credo che questo sia veramente entusiasmante, sia un momento storico per tutti noi.